Amici sportivi, buon lunedì. Davanti a noi un'altra ricca e intensa settimana sportiva. Abbiamo tanto da raccontarvi, tanto altro ci siamo lasciati dietro le spalle. Vi racconteremo tutto partendo ovviamente dal calcio e dal 21esimo derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza. Beh, lo ha messo in tasca la squadra giallorossa con un gran gol di Bernardo, ma la partita ha raccontato molto di più. La sassaiola del Pregara ha rischiato di rovinare tutto. Per fortuna all'interno del Ceravole d'incampo è stata una giornata di sport vero. Il 21esimo derby di Calabria lo mette in tasca il Catanzaro. Le Aquile vendicano così quella brutta sconfitta rimediata in Coppa Italia. Ma cosa più importante, infilano la terza vittoria di fila in campionato che le rilancia prepotentemente in zona playoff. A bastonare i lupi è un gol di Bernardo nei primi secondi della ripresa, eppure lo spettacolo più bello si è vissuto nel primo tempo con una traversa, un palo e occasioni da entrambe le parti. Poi il guizzo a freddo del numero 11 giallorosso, imperiosa la sua frustata di testa, meno simpatico il gesto verso la curva asilana, cartellino giallo e tutti a centrocampo. Il Cosenza prova a rimediare, ma Bindi è in giornata di grazie e dalla porta catanzarese non passa neppure uno spillo. Cambia solo il numero dei giocatori in campo dopo l'espulsione di Cori nei minuti finali. Vince il Catanzaro. Lo stravolgimento di gennaio funziona. Sembra essersi esaurita invece la spinta Roselli a Cosenza. Solo i due punti nelle ultime cinque partite per i lupi, che continuano a tremare a ridosso della zona play-out. Andiamo a sentire adesso le impressioni dei due tecnici. Allora, Stefano Sander per il Catanzaro, Giorgio Roselli per il Cosenza. Evidentemente gli stati d'animo sono diversi. Abbiamo fatto una grande partita, lo sapevamo che era molto difficile, ce l'aspettavamo proprio così, come poi è successa, molto intensa a livello agonistico, molto dura, bloccata a livello tattico, e siamo stati bravi a cogliere l'attimo all'inizio del secondo tempo, una bella combinazione, un bel cross, una bella chiusura, e poi abbiamo sofferto, ma era giusto perché comunque abbiamo incontrato un ottimo Cosenza, una squadra fisica, tecnica, che ti mette in difficoltà. Quindi direi una grandissima soddisfazione per tutto l'ambiente, per noi, e di questo devo ringraziare in primis i ragazzi, perché comunque sono stati anche molto intelligenti in settimana a non sentirsi troppo sicuri, a essere comunque carichi, ad avere l'approccio giusto, perché sapevamo che era una partita di questo genere, quindi l'abbiamo condotta proprio nel campo che avevamo studiato. Insomma, è stata più a livello mentale di cogliere l'attimo giusto che a livello fisico e tattico, perché comunque i derby e poi anche come eravamo messi in campo le due squadre, gli spazi erano molto pochi. Questo è il calcio, il bello per chi vince, il brutto per chi perde. Partite come questa sapevamo dell'importanza, soprattutto dal punto di vista morale per noi, e il risultato positivo di oggi, al di là dei punti che ci portava, sarebbe stato decisivo per il futuro, ma ho soltanto da dire che ci dispiace tantissimo per la nostra gente, perché sappiamo che ci tiene tantissimo, ma che l'obiettivo nostro non cambia, che è quello della salvezza per costruire un Cosenza migliore in futuro. Secondo me abbiamo fatto una partita importante contro una squadra in grande spolvero, perché quando vieni da due partite veramente vedi tutto in una certa maniera. Catanzaro ha cambiato tanti giocatori, si è ritrovato un gran gruppo e stanno facendo molto bene. E quando c'è questa positività probabilmente le cose vanno anche bene, perché ho visto anche il filmato di Matera, ci sono stati degli errori abbastanza clamorosi, no? Del Matera in fase difensiva, oggi nel forse unica o poche occasioni ha sfruttata, dunque è un momento positivo per il Catanzaro, un pochino meno per noi, però bisogna meritare anche quel pizzico di fortuna, e noi che prima ce lo siamo meritato adesso probabilmente ci meritiamo meno, perché credo che la giustizia alla fine prevalga e la giustizia sarà quella che noi ci salveremo. Le sicurezze di Sander, ma anche le certezze di Roselli. Ai nostri microfoni dai Tre Colli, quindi da Catanzaro, ci trasferiamo in riva allo stretto di Reggio Calabria, dove la Regina ha raccolto e ha fatto un altro passo importante verso la salvezza. Gli Amaranto infatti sono riusciti a bloccare sul proprio campo la corazzata Juve Stabia, strappando proprio un punto alle Vespe. In classifica ha raggiunto così anche il Savoia.
Non è stata una gara spettacolare quella fra gli Amaranto e la Juve Stabia di mister Pippo Pancaro. Le poche emozioni andate in scena al Granillo sono comunque tutte firmate dai padroni di casa. L'11 dello Stretto, infatti, alla fine chiude i 90 minuti con il rammarico di aver mancato la vittoria, proprio allo scadere dopo una clamorosa doppia traversa centrata prima da Masini e poi da Viola. La regina aggiunge comunque un altro piccolo mattoncino nel suo complicato cammino salvezza, consolidando il buon momento che ha preso il via con l'inizio del 2015. Momento che anche contro la terza forza del campionato ha fatto registrare una maggiore consapevolezza fra gli Amaranto, che adesso sembrano tenere il campo in maniera nettamente migliore rispetto a qualche mese fa. Contro le Vespe a emergere è la ritrovata solidità difensiva grazie alle prestazioni di spessore garantite da Aronica e Cirillo. In mezzo al campo, positivo l'innesto del giovane sloveno Zibert in cabina di regia, mentre si conferma ancora una volta un elemento prezioso sul versante di destra Gallozzi, suo l'assist nel primo tempo per Masini, che da solo si divora il gol del possibile 1-0. In avanti manca forse ancora la giusta cattiveria, ma nel complesso sono evidenti i passi in avanti compiuti dopo la piccola rivoluzione scaturita dal mercato di gennaio. Per la regina un punto in più in classifica e tanta fiducia in vista dell'atteso derby di sabato in casa del Cosenza. Mamma mia che hanno sbagliato lì Masini e Viola, sarebbe stato insomma più facile centrare la porta anziché i due legni. Andiamo a sentire anche il tecnico degli Amaranto, Alberti. Oggi abbiamo fatto una grande partita, avremmo sicuramente meritato la vittoria per le occasioni create, per aver controllato per gran parte dell'incontro la gara, abbiamo fatto anche un buon calcio per un'ora finché le energie ci hanno retto, perché questo è un gruppo che per vari motivi è in campo qualche giocatore ancora non al 100%, quindi possiamo e dobbiamo ancora crescere, però penso che questo pareggio valga più di qualche altra vittoria che abbiamo fatto, perché la strada intrapresa contro la terza forza del campionato indica questo gruppo in crescita. Quindi non dimentichiamoci che noi fino a 2 mesi fa eravamo moribondi, oggi siamo convalescenti e quindi dovremo sempre comunque stare molto attenti, non abbassare la guardia e pensare a partita dopo partita. Se loro erano in difficoltà sicuramente perché noi siamo riusciti a prestarli alti, sapevamo che volevano iniziare l'azione dal loro portiere e questo è fare i complimenti perché l'abbiamo preparata così, i ragazzi oggi hanno messo in campo tutto il lavoro della settimana. E guarda il bicchiere mezzo pieno anche la Vigor Lamezia di Alessandro Erra, che rischia di vincere a Foggia, ma rischia anche di perdere. 2 punti persi o 1 guadagnato? Se lo starà ancora chiedendo Alessandro Erra dopo la trasferta di Foggia di sabato scorso. La sua Vigor ha rischiato di raccogliere 3 punti pesanti su quello che fu l'ex campo di gioco del trainer biancoverde, ma ha rischiato anche di tornare a casa con un pugno di mosche. È successo tutto nei minuti finali. Clamorosa la doppia occasione è capitata ad Elda all'89esimo, quando il centravanti, prima lanciato a rete, si è fatto anticipare da Narciso, poi ha spedito al lato di testa a 1 metro dalla porta praticamente vuota. Ancora più incredibile la traversa beccata dall'altra parte del campo da Gigliotti in pieno recupero, legno su cui si infrangono le speranze rossonere di battere la Vigor, premiando così la caparbietà della Lamezia, una squadra lontana da quella ammirata nella prima parte del torneo, ma al quarto risultato utile di fila. Bene così, con questo è davvero tutto. Vi lascio come di consueto al meteo, ma anche al nostro TG in lingua dei segni. Grazie, da Alessio Buonpasso.